Professor Ascani, Milano come ha interpretato il ruolo di centralità, di portare al centro il mondo del cinema e lo sport televisivo? Milano deve stare attenta a non perdere gli ultimi autobus, perché a Milano siamo riusciti e riusciamo a portare questa finale mondiale con il meglio di tutto il mondo annualmente nel periodo di dicembre. E però dobbiamo stare attenti perché c'è il rischio che questa finale sia richiesta da città come Doha, nel Qatar, come Abu Dhabi, come Pechino, solo per citarne alcune, i quali hanno tutta la voglia, il desiderio, l'interesse di fare, di trasformare questo evento in un mega evento mondiale, addirittura coinvolgendo i canali televisivi sportivi, che sono 1172 nel mondo, e proviamo a immaginare cosa potrebbe succedere se si facesse un grande forum al quale vengano invitati e ospitati questi personaggi. Vuol dire avere una visibilità mediatica senza precedenti. Solo i giochi olimpici potrebbero in questo caso avere la visibilità sportiva superiore. A proposito di visibilità mediatica, quest'anno alla presentazione c'è stato niente poco di meno che Walter Veltroni in veste ufficiale per rappresentare la figura del padre, grande uomo di sport, giornalista sportivo, e c'è stato anche il collegamento, diciamo, via temporale con il regista Franco Zeffirelli, che ha ricevuto il premio a casa, lei stesso, e poi questo video preparato dal presidente del CIO. Qual è l'emozione con questi tre personaggi, pur fatti in momenti diversi, per la presentazione? Sono tre momenti che potrebbero essere intitolati le emozioni attraverso lo sport. In effetti condivido questa valutazione, anche altri momenti sono stati emozionanti, come è stato emozionante premiare un personaggio dello sport nascosto dietro le quinte che a 96 anni ha vinto quest'anno ancora il titolo mondiale di lancio del martello e del peso, eccetera. Un signore che ha dedicato la sua vita, Giuseppe Rovelli, ha dedicato la sua vita a far crescere lo sport attraverso i giovani, eccetera. Ma tornando a quell'emozione diretta, io oserei dire che alcuni giorni prima del festival il maestro Zeffirelli ci aveva comunicato che la sua situazione di salute non gli consentiva di venire a Milano e noi abbiamo consegnato a lui il premio nella sua casa di Roma. Direi accolti con grande entusiasmo. È un peccato che sia andato in onda soltanto 2 minuti di un colloquio che era durato un'ora e che sarebbe stato veramente un elemento da registrare, da mandare in onda, perché lui senza peli sulla lingua si era espresso su tutta una serie di valutazioni del mondo dello spettacolo, del cinema, della politica e quant'altro. La presenza di Veltroni, di Walter Veltroni, perché erano 60 anni della televisione, 90 anni della radio, il padre è un personaggio degli albori, quelli che hanno creduto, che hanno portato avanti questa cosa, e noi siamo molto sensibili a riconoscere quelli che hanno fatto qualcosa. Qual era la terza emozione? Il terzo episodio, appunto, sì, appunto di Bach, il presidente Beh, io del l'ho CIO. lasciato per ultimo non a caso. Il presidente Bach, presidente del Comitato Internazionale Olimpico, non ha potuto essere a Milano poiché per una strana coincidenza si era convocata a Monte Carlo l'assemblea del Comitato Internazionale Olimpico per discutere quelle che poi saranno le nuove linee per la gestione dei giochi, le candidature per i giochi. E tutto quello che sarà il programma del Comitato Internazionale Olimpico è stato veramente rivisto con un lavoro che è durato oltre un anno con 14 commissioni di lavoro, eccetera. Il messaggio che lui ha mandato, devo dire, era fin troppo entusiasta nei miei confronti, ma nei confronti della Federazione, nei confronti del nostro lavoro. Un bel riconoscimento, forse un po' troppo, forse immeritato, ma che ci sprona ad andare avanti e fare meglio. Un riconoscimento che il professore anche in questo caso fa riferimento a Milano, proprio in questi giorni si
si sta parlando di Olimpiadi italiane 2024 con la possibilità di dislocazioni magari anche nel capoluogo lombardo. Milano sarà pronta, potrebbe essere pronta? Ma mentre parlo sto guardando la telecamera, se alzo gli occhi nel mio ufficio c'è un quadro esposto che si chiama Milano 2000, la candidatura che Milano aveva fatto per il 2000 che poi non era stata fortunata, diciamo. Qui non si tratta di dire se Milano è pronta, qui si tratta di dire se c'è la volontà politica di fare i giochi. Il vecchio adagio, se c'è l'impianto, non c'è l'impianto, se c'è l'impianto bisogna fare i giochi, è sempre valido, ma ci vuole una volontà di farli, se c'è la volontà politica, prima di un paese, poi della città candidata, in questo caso potrebbe essere Roma, e poi con queste nuove regole anche delle altre città dove disputare alcune situazioni. Ma io credo che dovremmo fare una riflessione profonda, perché prima di guardare avanti dobbiamo pensare che oggi, in questo momento, Milano non ha un palazzo dello sport, non per i giochi, non ha un palazzo dello sport. E mi dice, ma c'è il palazzo di Assago. Assago non è a Milano, Assago è un palazzo privato, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo pensare a queste cose. Prima l'essenziale, dobbiamo far crescere il tessuto dei giochi, deve crescere all'interno dei giovani, all'interno della scuola. Si assegna la candidatura 7 anni prima, ci sono 7 anni per mettere a punto e realizzare queste cose. In 7 anni si può costruire una città. A Kazan hanno costruito in un anno e 8 mesi uno stadio per 70.000 posti e hanno disputato le Olimpiadi, le Universiadi. Si tratta di vedere come muoversi. Oggi bisogna che qualcuno si metta, come si dice, mano sul cuore e decida: vogliamo andare avanti, facciamo i giochi, altrimenti non prendiamoci in giro. Come nacque a suo tempo l'idea di costituire lo sport in Movise TV? Ma l'idea, devo dare merito al mio predecessore, il dottor Bruno Benek, regista televisivo, rappresentante in Italia della Metro-Goldwyn-Mayer, presidente della Federazione del Baseball in Italia, il quale era un grande creativo, magari non era il massimo dell'organizzazione, il quale aveva queste idee, eccetera. E un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: io ho questa creatura, solo tu mi puoi dare una mano per portarla avanti, perché io ho una certa età e poi io queste cose, le assemblee, i voti, le presenze, gli statuti, non è il mio mestiere. Detto questo, io ho preso in mano la situazione, da lì è nata l'idea di fare una formula che è una formula sportiva, quella del challenge, il circuito internazionale con tutte le varie fasi ogni anno e con la finale che si disputa a Milano.